Buongiorno a tutti e benvenuti alla palestra Quality di La Spezia. Nella lezione odierna parleremo delle spalle e del loro allenamento. La premessa d'obbligo è anzitutto spiegare che cosa sono e a cosa servono le spalle. Le spalle sono un muscolo formato da tre capi, anteriore, laterale e posteriore, sono situati tra l'omero e la clavicola e hanno la funzione principale di abduttori dell'omero. Naturalmente non soltanto hanno questa azione, ma portano anche in avanti il braccio, lo portano, lo alzano di lato e lo spingono indietro. Intervengono in tutti questi movimenti altri muscoli, principalmente nelle abduzioni sovraspinato e nelle intrarotazioni, viene chiamato in causa il muscolo pettorale, mentre nelle extrarotazioni sarà il dorsale a intervenire in sinergia con il deltoide, un muscolo assolutamente importante, sia dal punto di vista funzionale, perché tra le altre cose riposiziona la postura della schiena sulla linea longitudinale del corpo, e dall'altra perché è un muscolo che ha una forte funzione estetica. Ricordo a tutti che due spalle molto ampie rispetto a un bacino molto stretto conferiscono una V-shape assolutamente elegante e bella in tutti i fisici che si possono incontrare dappertutto. Passeremo adesso alla descrizione di quattro esercizi che sono fondamentali per allenare bene i deltoidi. Il primo si chiama lento avanti ed è un esercizio nel quale si utilizza il bilanciere, che ha il compito di azionare tutti e tre i capi del deltoide in maniera massiccia, richiama in isometria addominali e paravertebrali e migliora la funzione dell'equilibrio nel corpo. Il secondo esercizio saranno le aperture laterali, un esercizio che si esegue in piedi con i manubri, il cui scopo è quello di stimolare adeguatamente la porzione laterale del deltoide. Il terzo esercizio è Arnold Press, dal nome di Arnold Schwarzenegger, al quale viene attribuito la creazione di questo esercizio. È di per sé un esercizio eccellente in quanto consente di stimolare adeguatamente e massivamente i tre capi del deltoide, quindi anteriore, laterale e posteriore. Per ultimo, un esercizio che ha meno a che fare direttamente con i muscoli deltoidi, ma si collega invece intimamente al sovraspinato e quindi ai rotatori esterni della spalla, ed è l'esercizio di aperture posteriori su panca inclinata a 45 gradi. Bene, iniziamo con l'esporre come si esegue correttamente l'esercizio di lento avanti. In mancanza di un rack sul quale poter appoggiare il bilanciere all'altezza del petto, sarà sufficiente afferrare il bilanciere da terra e sollevarlo con una girata, posizionandolo esattamente all'altezza delle clavicole. I gomiti risulteranno assolutamente abbassati e a perpendicolo, il pollice in opposizione, questo per garantire una presa ottimale. A quel punto le gambe saranno leggermente divaricate e leggermente molleggiate. La schiena effettuerà una leggera lordosi e la spinta sarà diretta in sollevamento esattamente sopra il cranio, in questo modo. Ricordo a tutti che qualora si utilizzassero carichi importanti nell'esecuzione di questo esercizio, è consigliabile utilizzare un rack all'interno del quale verrà posizionato il bilanciere più o meno all'altezza delle nostre clavicole, per poterci permettere di entrare al di sotto del bilanciere, staccarlo in piena sicurezza, eseguire la serie e riposizionarlo all'interno del rack. Questo ci consentirà di risparmiare molta fatica, che è quella relativa al sollevamento del bilanciere stesso da terra e al posizionamento sopra il petto, e quindi di concentrarsi maggiormente sull'esecuzione corretta dell'esercizio. Altro esercizio importante e assolutamente molto utilizzato nelle palestre di tutto il mondo sono le aperture laterali, un esercizio interessante che principalmente promuove l'utilizzo della parte della porzione laterale del muscolo deltoide. L'esecuzione canonica di questo esercizio prevede una partenza con le palme delle mani rivolte sull'esterno delle cosce, esattamente sulla mezzeria del corpo. Le braccia sono ovviamente distese, i gomiti leggermente in scarico, il petto appena sollevato e di conseguenza sulla bassa schiena sarà presente una leggera lordosi. Ancora una volta le gambe in leggero scarico,
sollevare le braccia finché queste non risultino in linea tra di loro, bloccare per un attimo il movimento e scendere lentamente di nuovo sulla meseria del corpo. Quindi ripartire ed effettuare un movimento di questo tipo. Il movimento sarà sempre un movimento lento e controllato, nel quale saranno assenti completamente oscillazioni e spinte che non sono confacenti a una buona riuscita dell'esercizio. Passerò adesso a farvi vedere quali sono alcune delle esecuzioni più scorrette e pericolose che si vedono costantemente in palestra. La prima è questa qui, le braccia vengono sollevate con l'aiuto di un forte movimento in avanti del bacino. Un'altra altrettanto frequente ed importante è quella che vede un accorciamento della leva di questo tipo. Anche in questo modo ovviamente opero un accorciamento della leva e una riduzione dello sforzo sul deltoide, ma a quel punto non si capisce perché una persona non debba usare una leva completa e usare un carico più basso. Ricordo a tutti che l'obiettivo dell'esercizio è stimolare adeguatamente quel muscolo e non altri. Di conseguenza scaricate i pesi in modo corretto e lavorate altrettanto correttamente. Quello che conta veramente non è quanto peso alzo durante la mia esecuzione, ma come alzo quel peso. Quello che conta veramente è la capacità di colpire il bersaglio con un carico adeguato. Ogni volta che il carico sarà inadeguato perché A, troppo pesante, B, troppo leggero, non mi avvicinerò a quell'obiettivo. Non avvicinandomi all'obiettivo e non colpendolo, non farò altro che allontanare la meta dei miei sforzi. Quindi ricordo a tutti di utilizzare dei carichi alla portata e che vi consentano assolutamente di colpire il bersaglio in modo netto e preciso. Soltanto così avverrà la famosa supercompensazione e di conseguenza il vostro guadagno muscolare. In altro modo siete e sarete condannati al fallimento e ovviamente capiterà anche di avere degli infortuni che a loro volta continueranno ad allontanarvi dal punto. Parleremo adesso di un esercizio veramente interessante e produttivo per l'allenamento delle spalle. L'esercizio si chiama Arnold Press ed è un esercizio che permette di allenare in modo completo i tre capi del deltoide, quindi capo anteriore, capo laterale, capo posteriore. Ricordo a tutti che data la complessità di questo esercizio è consigliabile e preferibile utilizzare una panca posizionata a 90 gradi in modo che il sedere e le spalle possano effettuare uno scarico e un appoggio e consentirvi di concentrarvi al meglio sull'esecuzione stessa dell'esercizio. Ci troviamo quindi, come dicevo un attimo fa, seduti comodamente su una panca, la schiena in appoggio nella sua parte alta, il sedere leggermente staccato dallo stesso schienale. A quel punto solleverò i manubri portando le palme delle mani rivolte verso il mio viso. Come vedete, gli omeri risulteranno con un angolo più o meno di 90 gradi rispetto al tronco e ancora 90 gradi circa verranno rispettati nella estensione dell'omero verso l'esterno, quindi risalita, estensione del braccio, ritorno a 90 gradi, chiudo portando di nuovo le mani davanti agli occhi e riparto in questo modo. L'esercizio, come dicevo prima, consente un'attivazione massiccia dei tre capi del deltoide. Considerate anche il fatto che con questa particolare esecuzione abbiamo una durata assolutamente prolungata dell'esercizio che si naturalmente ripercuoterà in un aumento della performance. Ed eccoci arrivati all'ultimo esercizio di questo set. È un esercizio anche questo importante che esula leggermente dalla funzione tipica propriamente detta del deltoide, che come ricordo è quella di abdurre l'omero dal corpo, e che invece riguarda particolarmente, principalmente, i muscoli rotatori alti delle spalle, quindi infraspinato, teres major, teres minor, tutti i muscoli subscapolari vengono stimolati in modo massivo da questo esercizio che ovviamente è intimamente collegato anche al deltoide, soprattutto nella sua porzione laterale. È molto semplice l'effettuazione di questo esercizio e la cosa più importante di tutte è avvicinarsi e mettersi all'interno della panca in modo corretto. Si fa in questo modo.
Una volta in piedi, metterò la punta dei miei piedi sulle zampe della panca, allargherò un pochettino le gambe e scivolerò dolcemente verso il piano inclinato della panca. Ricordo che questo piano qui ha un'inclinazione utile e l'inclinazione è compresa fra 30 e 45 gradi. Si può scegliere, a seconda delle proprie particolari esigenze, un'inclinazione che comunque, ripeto, sia compresa fra 30 e 45 gradi. A quel punto i muscoli pettorali saranno fuori dalla panca, le braccia libere di scendere verso terra. Impugnando due manubri appropriati, effettuerò un sollevamento facendo attenzione che la linea dei miei omeri sia sicuramente rettilinea tra di loro, e quindi riscenderò e risalirò. La respirazione ovviamente prevederà il fatto che io faccia uscire aria dai miei polmoni durante l'effettuazione dello sforzo e quindi nella mia risalita. Questo esercizio attiva pesantemente tutti i rotatori della spalla, che ricordo essere muscoli che consentiranno al vostro omero di rimanere sempre nella sua propria sede e di preservarvi da eventuali e futuri inconvenienti o incidenti. Ricordo ancora a tutti che una buona stimolazione dei muscoli rotatori delle spalle riposizionerà la postura della vostra schiena, donando alla schiena stessa un forte relax e donando a voi un buon impatto visivo. Bene, anche questa lezione è terminata, spero di essere stato esaudiente. Vi ricordo che naturalmente gli esercizi per le spalle, come per tutti gli altri muscoli, sono innumerevoli, ma in questo set abbiamo cercato di raggruppare comunque i fondamentali. Per adesso è tutto, io vi do appuntamento alla prossima volta, nella quale parleremo ancora di altri esercizi, e vi ricordo, se la lezione vi è piaciuta, di iscrivervi al canale.